Benvenuto a Massimo Cicognani, il nostro ospite di oggi, vicepresidente ANIF, Associazione Nazionale Impianti Sportivi e Fitness e anche referente per quanto riguarda la regione Lombardia. Benvenuto. Grazie, grazie di questo appuntamento. Parliamo ovviamente di palestre, un argomento che ci tocca da vicino. Abbiamo raccolto in queste settimane, ormai direi in questi mesi, il grido di dolore dei titolari delle palestre varesine. Ed appunto iniziamo occupandoci dell'ultimo DPCM firmato da Draghi, quindi dal nuovo Premier, che in realtà non ha apportato nessun tipo di modifica importante. Ci aspettavamo tutti una riapertura delle palestre e degli impianti fitness, ma sembra essere slittata ancora una volta. Sì, effettivamente è proprio così. Il DCPM ci aspettavamo qualche novità al riguardo, non avevamo grosse speranze perché il CTS, oltre a essere irraggiungibile, aveva già dato dei segnali di non cambiamento da questo punto di vista e abbiamo visto quello che è successo con gli impianti sciistici, quindi di conseguenza non avevamo molte speranze. È un grossissimo problema perché sono mesi che stiamo comunicando la necessità, oltre della riapertura per dinamiche di carattere economico dei centri, anche per il cittadino, perché i centri sportivi sono dei veri e propri hub della salute e la loro chiusura determina una situazione veramente drammatica da questo punto di vista. Quindi nessuna novità e un percorso che si fa ancora più difficile perché è previsto una situazione del 6 di aprile, ma non abbiamo ancora informazioni al riguardo. Da questo punto di vista. Molto particolare anche la decisione presa in relazione alle zone bianche, cioè ci si aspettava che perlomeno in zona bianca si potesse riaprire tutto seguendo delle regole, magari appunto qualche limitazione, però che le attività potessero appunto riaprire. In realtà la riapertura non tocca anche in questo caso le palestre, quindi riapriranno ristoranti, riapriranno bar, ma invece le palestre e gli impianti sportivi continueranno a rimanere chiusi. Sì, in questi giorni si sono verificate delle situazioni che ci fanno presumere un vero e proprio accanimento terapeutico nei confronti di questo settore martoriato, perché in Sardegna l'ordinanza, poi le invierò i dati di riferimento, prevede la riapertura di bar e ristoranti, ma subordina la riapertura di centri sportivi, palestre e piscine a una verifica epidemiologica successiva alla riapertura dei primi. Quindi è veramente una follia da questo punto di vista. E chi si aspettava un percorso di questo tipo è rimasto assolutamente deluso. Stiamo intervenendo in Regione Lombardia e attraverso le nostre delegazioni regionali di altre regioni, interverremo anche da altre parti per chiarire subito questo aspetto, perché non ci siano delle false aspettative e si creino delle situazioni anche di riorganizzazione, come è già successo in altri settori, che vengono poi deluse. Altra cosa pesante che è successa, questo riguarda più una situazione locale, sempre Lombardia, ma è interessante da analizzare proprio per capire come veniamo trattati. Sono state chiuse, è stato chiuso l'esterno, la tensostruttura esterna del centro sportivo McFit di Milano, in Viale Fulvio Testi. Credo della polizia locale, sostenendo che si tratta di una palestra e da DCPM le palestre sono indicate come chiuse. Quindi il ragionamento è stato: essendo chiusa, non puoi aprire una tensostruttura all'aperto, come da regolamento, perché viva Dio ci dicono chiudete, ma potete lavorare all'aperto. Ma siccome si sono agganciati alla dicitura palestra, che dal DCPM viene indicata come chiusa, una cosa chiusa tendenzialmente per loro non può essere riaperta. Adesso si stanno creando dei ricorsi amministrativi, ma è una condizione veramente impossibile perché vuol dire aver investito dei soldi in questa fase dove si cerca di dare comunque il servizio di salvare, tra virgolette, la baracca, far lavorare qualcuno e dare un nuovo servizio all'associato, è veramente imbarazzante come situazione. Stiamo intervenendo a tutti i livelli, regione e comune. Vediamo un po' come finisce, ma è deprimente, assolutamente. Certo, assolutamente, anche perché ormai sono 200 giorni di chiusura, quindi insomma un periodo veramente lunghissimo e tra l'altro con ristori che sono arrivati solo in alcuni casi e quindi con aiuti economici assolutamente non sufficienti per continuare anche semplicemente a gestire, a coprire le spese vive che rimangono seppur le strutture e le palestre siano chiuse. Sì, faccia conto che mediamente abbiamo verificato sulle strutture che c'è stato uno 0,8% di ristoro, per cui faccia conto veramente qualche migliaio di euro, ma nel vero senso della parola,
mentre i centri sportivi in questo momento, anche se chiusi, supportano una serie di costi di funzionamento che sono dall'assicurazione ai costi comunque gestionali di manutenzione, amministrativi, di pagamento licenze, comunque pulizia, comunque controllo di guardiani perché ci sono stati molti atti vandalici all'interno dei centri sportivi chiusi, quindi sono tutte situazioni che vanno a essere presenti e non sono gestite dai ristori. Continuiamo a parlare di ristori perché, tra l'altro, la scorsa settimana ci siamo proprio occupati di come questi ristori siano stati spesso distribuiti, possiamo dire, a pioggia, senza veramente considerare le competenze, le capacità e perlomeno lo stipendio che queste persone prendevano prima del lockdown. Quindi è capitato che lavoratori magari del weekend prendessero gli stessi 800 euro che appunto venivano invece attribuiti a colui che lavorava 8 ore per 5-6 giorni all'interno della palestra. Quindi insomma in realtà non c'è stato proprio un ragionamento attento, una distribuzione attenta di questi ristori. Assolutamente, la nostra proposta era quella di concentrare i ristori sui centri sportivi, cioè sulle società, perché loro erano in grado di, anche controllabili perché c'è una contabilità comunque, quindi c'erano tutte le pezze giustificative per poi poter fare delle azioni da questo punto di vista, anche di controllo da parte delle autorità competenti, ma invece sono stati elargiti a pioggia come diceva lei, quindi si è successo che il bagnino studente che prendeva 50 euro al mese si è visto per diversi mesi. Adesso dovrebbe anche prendere gli ultimi, vedersi recapitare almeno 800 euro mese di riferimento, quando invece il titolare della società sportiva non è ricompreso nel provvedimento e quindi non ha avuto il ristoro per la società, non ha avuto il ristoro per il suo lavoro e quindi è rimasto fuori. Anche questo dimostra un dilettantismo di gestione che spiace anche che non vengano consultate in dei consessi appositamente organizzati, le organizzazioni di categorie più diverse, insomma, perché avrebbero potuto recepire delle informazioni per lavorare ancora meglio. Ma questo è quello che è successo. Certo, anche perché si parla del fatto che non vi sono soldi a sufficienza per riuscire appunto a sostenere queste attività, queste strutture, poi possiamo dire che questi soldi vengono anche un po' sprecati perché non vengono distribuiti seguendo delle giuste logiche. Ma guardi, su questo poi è difficile entrare nel bilancio dello Stato perché quando andiamo in regione o andiamo diciamo nelle riunioni organizzate dal governo, è sempre facile dire non ci sono risorse. E per noi diventa anche difficile sia andare a capire cosa significa dietro questa affermazione, ma le faccio solo un esempio. Il cashback costa quasi 4 miliardi e mezzo. Allora, che è una misura notevole. E non riduce l'evasione, abbiamo visto che non ha questo tipo di funzione in definitiva, va a premiare chi acquista, ma ritengo potessero essere per esempio utilizzati in questo settore come in altri evidentemente, quindi questo sicuramente. Per cui le risorse in qualche modo potrebbero anche esserci, è difficile dirottarle nei percorsi giusti perché lì ci sono dinamiche di carattere politico, interessi e quant'altro e diventa veramente poco facile, non facile per noi gestire questi tipi di percorsi, assolutamente. È un peccato. Certo, purtroppo la paura è che quando finalmente si potrà tornare alla normalità, riaprire, riavviare appunto anche le attività sportive, molte palestre, molti centri fitness non riusciranno più a riaprire. Questa potrebbe essere veramente una triste realtà con la quale ci dovremo scontrare. Sì, assolutamente. Come dicevamo prima, il problema non è solo la chiusura di oltre 200 giorni, ma è anche la ripartenza, perché i centri sportivi si dovranno confrontare con i voucher da restituire ai clienti. Questo vorrà dire lavorare per un tot numero di persone gratuitamente per i prossimi 5, 6, 7 mesi e ci sarà una situazione epidemiologica della quale ancora c'è molta incertezza, quindi mi immagino un cliente che ho un associato che può dire attendo un attimino, faccio abbonamenti comunque brevi, c'è una situazione particolare. Questo chiaramente si travolge tutti quelli che sono le possibili pianificazioni di budget e di cash flow di un qualsiasi centro sportivo, nella speranza di arrivare a settembre con tantissimi vaccinati e quindi una situazione di equilibrio del sistema che potrebbe comportare. In più hanno tirato fuori anche la situazione relativa al passaporto vaccinale, no? Quindi anche questo abbiamo in una fase iniziale contestato perché
Siccome quegli ultimi a essere vaccinati saranno i più giovani in termini assoluti, comunque quelli da una fascia d'età più bassa, giustamente, quindi vorrebbe dire che una buona parte degli associati di un centro sportivo è chiaramente dai 20 ai 35 anni in definitiva, anche se negli ultimi anni c'è stato un grosso diciamo, inserimento di soggetti con età più avanzata, ma una buona parte è fatto da queste persone. Quindi vorrebbe dire che se ho un passaporto vaccinale per determinate categorie di persone, non ce l'ho ancora per altre, perché i vaccini non sono ancora stati fatti, e quindi cosa faccio? Lavoro a metà, al 50%? Sarebbe assurdo da questo punto di vista. Dobbiamo trovare delle soluzioni alternative, intanto i vaccini, e poi consentire anche un utilizzo di questi spazi, diciamo, per tutti, a chi è vaccinato, ma anche a chi non è vaccinato, con le dovute precauzioni, DPI e quant'altro. Certo, per concludere ricordiamo che voi chiedete di riaprire nel totale rispetto delle regole piuttosto effettuando dei controlli per verificare quali siano le strutture che veramente rispettino la regola quanto indicato dal governo, pur appunto di permettervi di lavorare, come già era stato fatto durante il periodo estivo. Quindi, insomma, Esatto. dato che non si erano verificati particolari problemi, perché non permetterlo ancora una volta? Noi dai nostri dati interni abbiamo sotto l'1% di contagi all'interno dei centri sportivi, l'1 per mille, mi scusi, e anche dati internazionali hanno dimostrato che questi sono hotspot sicuri. La piscina poi che ha una serie di situazioni ancora più particolari perché c'è cloro, ci sono tutta una serie di condizioni climatiche che non favoriscono chiaramente né contagi né la presenza di virus. Quindi questa è la richiesta forte che facciamo. Mi permetto di inserire un altro tema molto importante, se posso, è il tema della salute, che effettivamente il centro sportivo deve diventare un presidio socio-sanitario. Quindi devono chiederci di rimanere aperti, non chiuderci. Consideri che la Regione Lombardia ha quasi 10 milioni di abitanti e il 35% hanno patologie croniche degenerative. Quindi c'è un costo della sanità che è superiore all'80% del budget regionale e può essere recuperato anche, non solo, attraverso l'esercizio fisico. L'esercizio fisico deve entrare come momento dello stile di vita della persona in modo strutturato. Quindi il Covid ha dimostrato la debolezza biologica dell'essere umano, uno stile di vita assolutamente non corretto, che non è solo sull'essere umano, ma anche nell'ambiente, sappiamo, no? I problemi che ci sono. Questa può essere una grossa occasione per convertire dei comportamenti in altri e a questo punto il centro sportivo diventerà veramente un elemento di valore all'interno di un sistema e non in questo momento una situazione confusa, quasi di fastidio, che non si comprende bene come stanno gestendo. Quindi never closed, diciamo così, e rispetto alle cose che gli ho detto in questo momento, quindi hub della salute, ci sono ormai fortissime evidenze scientifiche, non è neanche più da parlare, noi parliamo con i direttori generali delle regioni e quant'altro e non c'è più dubbio su questo aspetto. Quello che è mancato è che sono due settori che non si sono mai incrociati, per l'incapacità di chi ci ha lavorato in questo momento di capire come fare per mettere insieme la situazione. Noi siamo già avanti come Regione Lombardia perché sono partite pre-Covid, poi chiuse evidentemente, delle iniziative relative alla palestra della salute con la TS di Monza e Brianza e voleva dire prescrizione medica da parte del medico di famiglia per invio del patologico cronico o di chi ne aveva necessità al centro sportivo qualificato. Anche il settore deve fare un salto di qualità perché deve garantire determinate prestazioni che diventano, non sono sanitarie, ma diventano vicine come funzione a quelle sanitarie e quindi il tema è sul tavolo e quindi spero che questo passaggio possa servire per diciamo, definirlo in modo concreto per i prossimi anni a venire. Insomma, questo è l'auspicio, oltre alla ripresa delle attività sportive più presto possibile. Certo, lo speriamo ovviamente anche noi, soprattutto speriamo appunto che si possa ritornare a fare sport per sentirsi meglio e per permettere anche appunto a tutti questi operatori di tornare a lavorare e di rialzare le loro saracinesche. Grazie mille intanto per questa chiacchierata, speriamo di sentirci presto a questo punto con qualche notizia positiva. Assolutamente. Grazie a tutti, buona giornata a Grazie, tutti. Saluti. grazie, grazie, arrivederci e ovviamente grazie anche a voi per l'attenzione e alla prossima, arrivederci.